ammontano a quasi 2.000 euro i fondi raccolti ieri sera nell'ambito dell'iniziativa Una Matriciana per Amatrice, che si è svolta in piazza Umberto I a Gela, un carico di solidarietà per le popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto del 24 agosto scorso. Gli chef del nucleo Emergency di Restore World Italia hanno preparato un menu completo in cui la protagonista è stata la pasta alla matriciana, piatto tipico della città arietina tra le più devastate dal terremoto. La manifestazione ha registrato la partecipazione dei club service di Gela. Questa sera abbiamo la possibilità di mangiare un ottimo piatto tipico della zona del Lazio e di poter contemporaneamente poter mandare un aiuto in una zona d'Italia dove è nata la Matriciana, che è stata colpita da un evento tragico come il terremoto. Quindi una serata da passare in allegria per poter dare un aiuto a distanza. Il sindaco di Amatrice, diciamo che abbiamo avuto notizie informate grazie anche ad altri sindaci che sono stati in zona, come il sindaco La Rosa, e dove praticamente ha chiesto che l'aiuto potesse arrivare anche dopo che si spegnessero i riflettori, e noi questo lo stiamo facendo. Club service, così come hanno sempre dato dimostrazione, continuano a farlo contribuendo a diffondere informazione, a sollecitare e partecipare in prima persona con tutti i soci ad una manifestazione che chiama Raccolta la città per contribuire a devolvere in beneficenza la raccolta fondi che si è avviata con un piatto di matriciana in merito, diciamo, alle famiglie della cittadina di Amatrice sconvolta dal terremoto di qualche settimana fa. Supera i 10.000 euro invece l'altro aiuto economico che Gela dona grazie all'impennata di carta e cartone differenziati lo scorso mese di settembre rispetto allo stesso periodo del 2015. Il saldo positivo di questo tipo di rifiuti raccolti in città è pari a 150 tonnellate e consente la cospicua donazione grazie all'iniziativa promossa dal Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica, Comieco, in collaborazione con ANCI e CONAI.